cittadinanza di un paese. Gliel'ha concessa l'Arabia Saudita, l'annuncio è avvenuto durante un convegno sull'intelligenza artificiale a Riyadh. Sofia è stata costruita dalla compagnia di Hong Kong Anson Robotics e ha dichiarato di essere onorata e orgogliosa per la qualifica ricevuta. Non si sa quali saranno le sue competenze da cittadina saudita, ma voci critiche hanno già fatto notare che ha più diritti di quanti ne abbiano le donne nel paese arabo. Sofia infatti non indossa il velo integrale e non ha dovuto essere accompagnata da un maschio in questa occasione pubblica. L'Arabia Saudita è l'ultimo paese al mondo ad aver permesso alle donne di guidare, decisione presa a settembre che sarà operativa dal prossimo anno. Comunque pare che Sofia sia di buon auspicio dei diritti delle donne in quel paese, infatti il governo ha appena annunciato che dal 2018 anche le donne potranno andare allo stadio per assistere a eventi sportivi.